Onesta! 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 Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. Saluto tutte le associazioni, i comitati dei cittadini, Cinecittà Bene Comune, chi protesta contro il DDL sulla buona scuola. Non funziona. Devi avvicinare. Mi sentite? Saluto tutti quanti, scusate il ritardo, ma questa mattina mi trovavo nella casa Divina Provvidenza di Bisceglie, dove c'è un buco di 500 milioni di euro e dove è mischiato per associazione a delinquere il presidente della commissione cultura, scusate, di bilancio del Senato, un tal Azzolini, sul quale pende la richiesta di arresto, e nonostante penda la richiesta d'arresto lui nei prossimi giorni dovrà darci pareri vincolanti proprio sulla buona scuola, lui che diceva alle suore dell'istituto: qui comando io altrimenti vi piscio in bocca. Queste sono le persone votate dal Partito Democratico come presidenti delle commissioni bilancio. Scusate il ritardo, io ringrazio tutti. Mi devi dire che devo fare, perché devi prendere. E allora spostati, Marcello. Ragazzi, risolvete questo problema. Cambia, prova questo. Questo è Marino che stacca la corrente. Va bene questo. Di nuovo grazie a tutti. Io vorrei porre l'attenzione su due aspetti che spesso... Ragazzi, si risolve questo problema o no? No, è adesso andato. Uno di due lo deve spegnere. Non so che fare, è boicottaggio puro. Vi dicevo due aspetti importanti. Il primo, che l'attuale sindaco Ignaro Marino sta attualmente governando anche con i voti degli arrestati. In totale 66.000 voti hanno preso gli arrestati del Partito Democratico. Questo è un dato estremamente significativo da tenere in considerazione. L'attuale sindaco governa con gli arrestati, grazie ai voti degli arrestati. Il secondo aspetto importante da capire è che se oggi hanno sequestrato a Buzzi 16 milioni di euro, evidentemente questo criminale i quattrini li ha fatti tramite gli appalti pagati da noi cittadini romani. E se li ha fatti, evidentemente li ha fatti grazie ad appalti truccati e gonfiati. È possibile che Marino, come sindaco, quindi colui che aveva a disposizione i bilanci del comune, non si è accorto di nulla, non si è accorto dei soldi dei cittadini romani che finivano in appalti truccati, appalti gonfiati? E allora se non sei penalmente responsabile, lo sei penosamente responsabile, questo è un dato di fatto. Oggi tanti cittadini romani di lunedì stanno chiedendo le dimissioni del sindaco prima che il comune di Roma venga sciolto per mafia, quindi chiediamo di fare un passo indietro e permettere una cosa semplice che dovrebbe essere normale in una città civile, in un paese civile: permettere ai romani di votare, poi ognuno sceglierà il sindaco. La verità è che hanno paura, questo è il momento più drammatico dal punto di vista politico per Renzi. È lui che si sta giocando la partita, ha preso a schiaffi a destra e a sinistra anche dai ballottaggi, e noi abbiamo vinto 5 ballottaggi su 5. Sta prendendo schiaffi dai professori della buona scuola, che hanno capito perfettamente che le balle di Renzi non attecchiscono più come prima, che non c'è bisogno che il presidente spieghi con dei gessetti la riforma sulla buona scuola. Sappiamo perfettamente che è l'ennesima porcata che dà soldi nostri alle scuole private, lo sappiamo perfettamente. È un momento drammatico perché si è dimostrato il rottamatore della patria. L'unica cosa che Renzi ha rottamato è la patria, con un suo atteggiamento di sudditanza vergognoso nei confronti dell'Europa, e si sta vedendo questi giorni rispetto al tema dell'immigrazione. L'immigrazione che è diventata, ahimè, la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Pensate, i partiti che nessuno più li finanzia, perché nessuno più gli vuole dare soldi a questi partiti di malfattori, di miserabili, devono trovare di nuovi business, e uno l'hanno individuato appunto nell'immigrazione, una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Ovviamente è pubblico perché i soldi sono i nostri, e tutto alle spalle anche di persone deboli che scappano dal Nord Africa. Questo è il miracolo che ha fatto la partitocrazia, e ci mangiano tutti sull'immigrazione, destra e sinistra. Una parte politica ci prende voti, quella parte politica dove
Da dove proviene un tale Alemanno, indagato per mafia, ci rendiamo conto? E l'altra parte, la parte buonista che ci prende soldi con le cooperative, e la dimostrazione è proprio l'inchiesta di Mafia Capitale. Questa città è pronta per avere un sindaco, chiaramente noi siamo di parte del Movimento 5 Stelle, un programma del Movimento 5 Stelle. Questa città va liberata da mafiosi, da criminali, da clientele, da inetti. Guardate che essere inetto in questa città e farsi dire da Buzzi, speriamo che Marino resti, così gli passa sotto qualsiasi cosa, perché di questo si tratta. Guardate che è una colpa gravissima. Noi pensavamo che a Roma ci fossero delle clientele e basta, poi abbiamo pensato che ci fossero clientele e anche criminali. Oggi sappiamo dalla Cassazione che ci sono clientele, criminali e mafiosi che utilizzano il potere politico, i funzionari qua dentro corrotti, se dirigenti corrotti, politici corrotti, perché la mafia senza la corruzione della politica non avrebbe forza, per fare cosa? Per spendere e rubare i nostri soldi di cittadini romani. Questa è la verità, è giunto il tempo che Ignaro Marino si dimetta, è giunto il tempo che Renzi abbia il coraggio di prendere l'ennesimo schiaffone elettorale. È giunto il tempo per questa città di dare una possibilità all'unico movimento che non è mischiato in questo schifo. Pretendiamo di metterci, che la cittadinanza ci metta alla prova, poi valuterete quello che farà il Movimento 5 Stelle. Metteteci alla prova, pretendiamo il voto perché è un nostro diritto. Viva i cittadini romani onesti! Grazie a tutti, viva i cittadini romani onesti!